Riccardo Tavernelli al Palatiziano, prima trasferta stagionale, purtroppo l'esito non è stato quello che potevamo aspettarci alla vigilia. Eurobasket comunque ha giocato la sua onesta partita, alla fine è riuscita in un finale combattuto a conquistare questi 2 punti. Sì, siamo partiti molto forti, soprattutto i primi 5 minuti. Abbiamo preso un vantaggio, mi pare, sul 17-9. Poi da lì ci siamo un po' spenti. Fino alla fine del primo quarto abbiamo sofferto la loro fisicità, soprattutto con Easley. E poi loro hanno continuato nel loro break, fino, mi pare, abbiano allungato fino al 35-23. Poi lì siamo stati bravi a rientrare fino alla fine del secondo quarto, sul meno 3. Poi la partita è stata punto a punto, siamo stati bravi in attacco, un po' meno in difesa, però loro avevano, diciamo, sistemato in attacco i problemi che avevamo creato noi all'inizio sul loro attacco. E poi il finale ci ha detto male, magari un paio di fischi che non sono andati a nostro favore, soprattutto sul meno 3, su una palla recuperata, l'arbitro ha fischiato fallo su Filloi, che poteva darci il meno 1 a un minuto dalla fine. Lì magari la partita poi è scivolata via. Una valutazione sulla tua prestazione personale. Oggi, a nostro parere, decisamente il migliore tra i tuoi 31 minuti di utilizzo, 16 punti, 8 assist. Forse quello su cui possiamo un po' rammaricare è non aver avuto tanto dalla panchina quest'oggi. Che ne pensi? Ma sì, ho giocato abbastanza una buona partita. Mi spiace per la palla persa finale, dove su un passaggio per Andrea Renzi ho sbagliato, quello poteva darci la palla del meno 2. Sì, forse dalla panchina oggi abbiamo avuto un po' poco, però solo in termini di punti, perché ad esempio Kenneth Viglianisi ha giocato molto bene in difesa, ha dato molta aggressività. Adesso non so quanti punti abbiamo fatto, però anche se ha segnato poco ci ha dato molto. E anche Demian comunque per noi è una presenza importante dalla panchina. Adesso bisogna resettare, sperando in una settimana che sia libera dagli infortuni che avete subito questa settimana e possiate allenarvi al completo la prossima partita a Legnano. Sì, tra l'altro stasera ha appena vinto contro Ferentino, quindi sicuramente arriveranno molto carichi loro. Speriamo che non ci siano acciacchi adesso dopo questa partita per lavorare bene in settimana, perché abbiamo molte cose da sistemare.